Ciao, oggi mi sentivo così ispirato. È un po' di tempo che ci penso, ho deciso di fare il primo video tutorial sull'uso del laser. Più che altro sono al lavoro, non mi va. Cerco un modo per perdere tempo e l'ho trovato benissimo. Quindi, più che un tutorial sull'uso del laser in sé, è un esempio di applicazioni che si possono realizzare con il taglio laser. E per fare dispetto ai miei amici bandierari, inizio da un loro lavoro che mi costringe a stare qui di sabato. Io per questo gli voglio molto bene. È una scatolina. Io già ho realizzato il prototipo funzionale e in pratica oggi voglio semplicemente spiegarvi come nasce un progetto, un lavoro realizzato col taglio laser qui da sferica 3D. Andrò a braccio, non ho preparato niente, non è un tutorial preparato, più un video diario di quello che succede e quello che succederà. Prima cosa, ho comprato apposta per questa cosa un cavalletto, una pinza orrenda che se la tocchi balla un quarto d'ora, quindi ogni ripresa aspetterò un quarto d'ora che si fermi e che smetta di traballare. Non fate commenti sul mio taglio di capelli osceno. Non sono un modello, non sono qui per fare il figo della situazione. Metterò tutto come stories di Instagram. Se sarò abbastanza credibile, forse la salverò, altrimenti sparirà per sempre nell'oblio. E questo mi tranquillizza un po'. Detto questo, iniziamo subito e andiamo a vedere il primo passaggio da fare per realizzare un progetto con il taglio laser, che è il disegno. Io già ho fatto il disegno, quindi vi farò vedere soltanto come è realizzato il disegno necessario a questa Allora, realizzazione. eccoci qui. Questa è una banale ripresa fatta con la mia super pinza al monitor del mio PC. Non posso toccare la scrivania, altrimenti balla tutto. Mi dispiace per voi. Come vedete, c'è un disegno di una scatola, in questo caso aperta. Notate i quattro lati, la base e il coperchio che sarà scorrevole con una serie di linee che adesso vi spiego un po' alla volta. Ma soprattutto la prima cosa che voglio farvi notare sono i colori. Il blu che vedete nella foto è un colore che utilizzo per dire alla macchina che dovrà tagliare quei bordi. Il rosso, rappresentato da queste linee, forse col mouse è più professionale, è un finto taglio, praticamente è un taglio potenza ridotta dove la macchina passa. Inciderà quelle linee in modo sottile senza passare attraverso, e a me serve per avere un punto di riferimento di dove poi poter realizzare le guide, le canaline, le slitte, appunto per il coperchio scorrevole. L'altro colore che vedete è il nero. Il nero, in questo caso banderari.com, è il colore che io andrò ad incidere, ovvero. E inciderà, in base alla potenza che do, più o meno profondamente questo materiale. Quindi un riempimento completo, non soltanto le linee del contorno, ma verrà tutto inciso, come se fosse un'immagine. Ecco, per capirci, il risultato di un'incisione è questo. Eccoci qua. Allora, ho impaginato le scatole e tutti i pezzi così come dovranno essere tagliati in base al plexiglass che ho a disposizione. Ho tolto, come vedete, un pezzo, il coperchio, perché già è stato realizzato precedentemente, stampato con la stampa UV. E ho impostato una serie di layer, di colori per ogni taglio, come abbiamo visto prima, per il taglio, per l'incisione, per il finto taglio, con diversi parametri. E adesso non mi resta che andare a caricare il file in macchina. Adesso vado a mano, scusate che trema tutto, vedi, con il download. E niente, e andiamo nel laser. Allora, questa è la macchina laser, la vedete a metà, una delle due disponibili. Oggi utilizzeremo questa per una questione di praticità e di comodità, anche perché l'altra è impegnata per un altro lavoro e ne avrà abbastanza. Vi apro il piano. Il file è stato caricato in macchina. Ho già posizionato il pannello che andremo a tagliare.
Quindi, scusate, vi do le spalle. Come vedete, posso spostare la testa del laser per posizionare il punto di origine del taglio in base al materiale, oppure farlo partire in base alle coordinate spaziali del piano. Ma questo non ve lo dico adesso, anche perché ogni macchina funziona in modo diverso. Andiamo a far lavorare il laser e vediamo che cosa esce fuori con i pezzi che abbiamo tagliato. Io adesso vi metto in pausa e torno su. Bene, il taglio è completo, quindi possiamo rimuovere il pannello assicurandoci sempre che tutti quanti i pezzi siano stati tagliati. Ogni tanto ci sono delle brutte sorprese. A questo punto non ci resta che prendere i pezzi, rimuovere le pellicole, pulire e siamo pronti per incollare. Eccoci, allora, ho tolto i pezzi dal laser. Tolto la pellicola, quelli che mi interessa incollare. Prima di andare avanti e prima di spiegarvi altre piccole cose, devo fare l'incasso, la guida, utilizzando una fresa, e vi faccio vedere come si fa. Bene, allora, abbiamo effettuato il taglio, la guida, utilizzando la piccola fresa Dremel, e adesso abbiamo anche pulito i pezzi, non rimane altro che montarla. Ops. Per montarla abbiamo bisogno di alcune cose fondamentali. Nastro adesivo per tenerla insieme, prima dell'incollaggio. Colla. La colla questa colla è liquida, andrà per capillarità all'interno della giuntura del plexiglass, quindi per farla entrare all'interno delle giunture serve una siringa con ago appropriato. Non dimentichiamoci in questa fase di utilizzare un paio di occhiali protettivi, i miei bellissimi della Google. Se si vede al contrario, non lo so. Una mascherina almeno come questa, meglio se quella con i filtri, e guanti. Quindi adesso io vi faccio una ripresa accelerata per quanto riguarda la fase del montaggio della prima scatola. Abbiamo messo alcuni punti di colla sugli angoli per bloccare. Adesso andremo a rimuovere il nastro e finiremo di sistemare le giunture. Eccoci qua, abbiamo concluso la scatola. Sono tornato nella postazione iniziale, la pinza che ho comprato per questo video sta finendo di ballare quasi in questo momento. Questo è il prodotto realizzato, scatola con slice in plexiglass. Perché ho fatto un video tutorial su questa cosa? Non lo so, forse più per mettere alla prova me stesso nel raccontare un'esperienza che per raccontare qualcosa a voi, in questo caso, perché forse non avete appreso niente di nuovo. Purtroppo non è stata una spiegazione molto esaustiva. E per quanti mi hanno seguito fino ad ora,
Complimenti, avete coraggio, avete vinto un premio probabilmente. Scrivetemelo, magari fatemi sapere che mi avete seguito e ci mettiamo d'accordo. Non so, vi porto a cena. No, non esageriamo. Niente, se avete domande, fatemele pure. Potrei raccogliere la sfida e preparare veramente un video tutorial realizzato per più ad hoc, fatto un po' meglio, più adatto a spiegare che a dire stupidaggini. Niente, ci vediamo alla prossima.